la base anche, quindi non sentite solo il violino, quindi sentite anche la base sotto. Benissimo. Ciao bambini, mi chiamo Daniele Nicastro e sono uno scrittore. Ma non uno scrittore qualsiasi, sono il vostro scrittore, lo scrittore che avete adottato per l'anno scolastico 2020. Per le pagine vedervi un po' uno per uno, ho visto anche qualche genitore, soprattutto magari per i più piccoli. E vi do il benvenuto a questo nostro primo incontro insieme di Adotta uno scrittore. Anna, stranamente Anna, provo a rimandarle. Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono Federico Taddia e sono uno scrittore, anzi sono uno scrittore adottato da voi, per questa iniziativa che si chiama Adotta uno scrittore. Io odio le verdure, non le ho mai mangiate e non le mangerò mai. Mamma lo sa che è così, perché insisti per farmele mangiare ogni volta che vengo a stare da voi? Ciao a tutti i bambini della scuola primaria Leone Fontana e anche a tutte le maestre e i maestri. Io sono Elisa Mazzoli, sono l'autrice che avete adottato. Grazie, grazie per avermi adottata, grazie di cuore. Ibi, ma è stato veramente bello, bello. Io sono proprio contenta, anche mi aspettavo, all'inizio ero scontenta perché dicevo no, non è possibile, non andrà come ho sempre desiderato, invece è andato meglio del dovuto, cioè meglio del previsto e quindi forse dovevo andare così. Sì, sono stata felicissima quando ho scoperto di essere stata adottata da una classe di bambini che ho subito chiamato i miei geni lettori. E i miei geni lettori mi hanno presa in carico come autrice di libri che hanno letto, che hanno cominciato a conoscere, e mi sono emozionata tantissimo al pensiero che li avrei incontrati nella loro città, Torino, e che ci saremmo conosciuti bene e poi rivisti per più volte. È stata decisamente un'esperienza positiva, abbiamo avuto praticamente un attimo di panico quando avevamo programmato il primo incontro con Daniele e poi è arrivato il lockdown. E a volte io dico le cose non capitano mai per caso e quest'anno abbiamo adottato uno scrittore senza poi immaginare che saremmo arrivati a questa pandemia che ci ha un po' cambiato le carte in tavola, ma insomma è stata un'esperienza comunque bella. Poi, vista l'emergenza sanitaria, l'avventura ha preso un'altra piega, è cambiata e ci siamo incontrati subito attraverso il video, dove mi presentavo, dove mostravo questo mio angolo di casa qui nel mio paese simpatico che sta sul mare Adriatico e si chiama Cesenatico, e dove facevo vedere qualcosa che aveva a che fare con il mio lavoro. Una cosa che io faccio spesso con i miei incontri con le scuole è quella di proporre dei laboratori ludici, dei momenti di approfondimento, attraverso il gioco, che è una cosa in cui credo particolarmente. D'altronde la natura utilizza il meccanismo del gioco come principale strumento di apprendimento per gli animali, per esempio i cuccioli di lupo giocano per imparare a diventare dei predatori. Allora ho sempre pensato che anche noi bipedi potremmo giocare per imparare meglio. Inoltre con gli studenti soprattutto delle scuole secondarie, ma anche primarie, giocare è un ottimo sistema per scardinare quelle che sono barriere a volte di reticenza e di timidezza e coinvolgere ragazzi che magari a volte non si sentono particolarmente partecipi dei gruppi di lavoro o di studio. Il fatto di essere tutti così distanti, di avere bisogno di contatti anche umani, seppure non fisici, mi ha comunque permesso di vivermela bene. Per cui il primo incontro è stato proprio un video in cui io parlavo immaginando
i bambini che dall'altra parte erano in quarantena e quindi avevano bisogno di contenuti, di idee, di passare il tempo, e io volevo farglielo fare con le storie, per cui nel mio primo video ho consigliato un po' di metodi, qualche piccolo trucco per trascorrere il tempo con i libri che magari avevano già anche in casa. Poi nel secondo incontro invece abbiamo fatto una diretta su Zoom. I bambini erano emozionatissimi, qualcuno aveva difficoltà perché le abbiamo avute un po' tutti nella rincorsa ai mezzi digitali, e, però insomma erano tutti super gioiosi e io insieme a loro, perché abbiamo potuto finalmente parlarci, hanno potuto farmi delle domande e dirmi come hanno passato quei mesi particolari e anche come avevano seguito i miei consigli. Qualcuno aveva addirittura fatto un libro artigianale, come dicevo nel video, e mi hanno fatto vedere tutto quello che hanno fatto. C'è qualcuno che vuole intervenire, vuole fare un suo commento su... Perché avevamo tutti lo stesso ideale. Davvero? Sì, non avevamo idee molto diverse alla fine. Sì, tutti pensavamo allo stesso modo. Ah, ok. Va bene, prendo un bicchiere d'acqua e arrivo. Noi non abbiamo mai partecipato ad Adotta uno scrittore, non ti so dire come sarebbe stato se fosse venuta in presenza. Sicuramente sarebbe stato diverso, cioè la persona che viene in classe, che interagisce fisicamente, che si muove tra i banchi, ha un altro impatto. Però è stato bello e interessante anche così, appunto proprio perché per il momento che stavamo vivendo era un momento di apertura e di confronto con qualcuno che viveva in un'altra città, che ci portava un suo mondo, una sua anche visione o una sua professionalità, no? Cioè anche per i bambini chiedere come nasceva il libro, qual era il rapporto tra le illustrazioni e il testo, chi faceva le illustrazioni, è tutto un mondo che in qualche modo si è aperto e la possibilità di poterlo esplorare con un protagonista diretto. E quindi è stato un modo, cioè sarebbe stato comunque un modo per arricchire l'offerta didattica, per lavorare in maniera più creativa, più laboratoriale, eccetera. A maggior ragione in un momento come questo. E all'inizio forse eravamo tutti un po' impacciati, un po' frenati da un contatto che in realtà era molto virtuale, poco concreto. Però poi un po' per volta invece si sono smosse le acque ed è partita una bella riflessione, anche uno scambio molto interessante. E quindi il libro ci ha portato altrove per quello che riguarda la mia professione, però ci ha portato altrove anche sulle riflessioni che abbiamo fatto, dire essere dei rivoluzionari, la differenza tra rivoluzionario e ribelle, il concetto delle regole da cambiare, regole da obbedire, regole da disobbedire. Ci ha portato a parlare di cambiamento climatico, di sostenibilità, di responsabilità, ma ci ha portato anche a parlare di cose più semplici come il fare banda, il fare gruppo, l'essere analogici anche in questo tempo del digitale. Quindi è stata veramente una rampa di lancio per mille altre riflessioni. Poi c'è questa possibilità che abbiamo sviluppato a proprio lo stesso, cioè loro, alcuni dei ragazzi che magari non hanno preso la parola durante gli incontri, però mi hanno scritto. Quindi io all'incontro successivo, anche non citandoli, non chiamandoli per nome, però ho potuto rispondere alle loro curiosità, rispettando anche un po' l'anima, no? Di chi non ha... Quindi ecco, ci sono una serie di altre possibilità, di rimbalzi che sicuramente anche in futuro, anche quando tornerò a fare incontri in presenza, terrò presente questa esperienza per dare parola magari a chi in altri contesti non riesce a prenderla, ad averla. È stato più caotico, però molto più divertente, perché in qualche modo eravamo tutti insieme, cioè io sapevo di stare lì. Quindi era molto simile a quando si sta in classe, con la differenza che c'era
c'erano delle strane difficoltà che noi abbiamo rivoltato in positivo, abbiamo fatto diventare un elemento divertente. Le difficoltà ci possono essere anche in presenza. Quello che cambia, quello che fa veramente la differenza è la volontà di stabilire un contatto, di avere veramente un incontro. Quindi differenza è soprattutto quella. La maggiore o minore freddezza rispetto a un mezzo ha a che fare proprio con le nostre intenzioni. Non mi posso chiudere di fronte alle possibilità che mi dà l'incontro online, perché per adesso è l'unico modo che ho. E nel caso delle ragazze e dei ragazzi, che sono in questo caso sono nativi digitali perché hanno 13-14 anni, sono veramente nativi digitali, la loro facilità di espressione attraverso uno schermo è estremamente interessante, perché non hanno i nostri freni inibitori nei confronti di, appunto, di una videocamera. Forse si sentono addirittura più protetti, per esempio nel fare domande su domande, nell'entrare nello specifico, nell'essere anche duri, dettagliati. È stato molto divertente con i bambini che facevano ogni sorta di domande, soprattutto diciamo quelle meno giurisdizionali, meno preparate, erano anche le più simpatiche, e sono quelle in cui lo scrittore è, normalmente è costretto a, come dire, a inventare, a fare letteratura mentre risponde, non dando spiegazioni, ma in qualche modo aggiungendo una pagina non scritta a quelle scritte, quindi continuando a fare il narratore. E questo accade, insomma, quando le classi sono ben preparate, quando hanno lavorato sul libro e quando gli insegnanti hanno comunicato ai bambini un modo per obbedire alla propria fantasia, perché la fantasia, se non viene aiutata, sospinta, alimentata, rischia poi di inaridirsi in schemi che sono un po' sempre gli stessi. Questo vale per gli adulti e vale per i bambini. E nello stesso tempo questa è la loro richiesta, una richiesta di verità, non di una, come dire, di una verità impiattata, normalizzata perché sia più digeribile, insomma, come un fast food. Però le domande quasi tutte erano attorno a questo, erano attorno all'amicizia, cosa significa essere amiche, cosa significa mettersi nei panni dell'altra, cosa significa vivere in una realtà che per una può essere difficile e per l'altra meno difficile, cosa significa aver paura. Nella classe che ho incontrato, che era una classe di Fossano, di provincia, diciamo così, in un contesto un po' cittadino, un po' rurale, il libro è un po' meno presente perché magari la biblioteca non è così a portata di mano e librerie specializzate con uno spazio per ragazzi sono lontane. E quindi questi progetti che portano i libri nelle scuole sono importanti sempre. Bellissimo, soprattutto perché l'autore sa rapportarsi benissimo con i nostri bambini, che hanno fatto domande sul libro, ma più che altro proprio su di lui, quindi hanno voluto sapere quanti libri aveva scritto, quanti libri aveva letto, come si fa a scrivere un libro, e lui ha spiegato in maniera molto chiara per i bambini di terza e quarta elementare che comunque sono stati attirati da questa persona. Ecco, qualunque sia l'autore, credo che abbia queste capacità umane, questa competenza di trasmettere la passione per la scrittura e quindi anche per la lettura. Essendo un insegnante di lettere, credo che faccia la differenza quando un ragazzo legge, è un appassionato lettore, perché questa sua passione poi si riflette nello scritto, nelle altre discipline, c'è cioè un'apertura mentale che ti permette di affrontare con più caparbietà anche le sfide più difficili. Poter capire, vedere in carne ed ossa un autore, non soltanto sfogliare un libro o immaginare, no? Chi poteva averlo scritto, qual era stata la ragione per cui
era nata di idea originale, ecco, avvicina ancora maggiormente i ragazzi alla lettura, al mondo della lettura stesso. Ed è stato per me molto affascinante, perché di solito si ha l'idea che con i ragazzi ci sia poco interesse per la lettura, per la scrittura, per il mondo creativo in generale, mentre invece, come sempre mi capita, noto che è il modo in cui tu proponi, è anche la passione che tu metti nelle tue idee che poi crea un interesse, una passione dall'altra parte. E quindi sono state delle giornate in cui questa passione si è rivelata, tant'è che mi hanno continuato poi a scrivere, volevano altri incontri, avrebbero voluto continuare. Questo è un successo non mio personalmente, perché questo non si tratta di me, si tratta proprio della formula, e cioè del portare nelle classi, nelle scuole, ai ragazzi chi questo mestiere lo fa, cioè chi scrive, perché sono convinto che il grande antidoto alla mancanza di lettori in Italia potrebbe essere proprio quello di avvicinare sempre di più gli scrittori ai ragazzi, a chi comincia a leggere. Noi ti salutiamo a questo punto, perché non vorrei sforare. Io mi sento di ringraziarti a nome, penso, proprio dei ragazzi e delle ragazze che vedo ancora partecipi e sorridenti, quindi ragazze e ragazzi, io direi, se volete mettere l'audio un momento e salutare Christian, e poi lo risalutiamo nel nostro... Arrivederci. Tutto l'ufficio scuola, insomma tutte le persone che mi hanno contattata, che hanno tenuto un filo conduttore, che non hanno mai mollato, che nonostante tutto questo che è successo attorno a noi, hanno voluto portare a termine questo progetto, perché devo dire ci siamo sentiti veramente coccolati, e questo ci ha dato veramente, come ti ho già detto, ma preferisco ripeterlo, tanta energia e tanta positività in un momento per la scuola veramente complicatissimo e difficile, che è stato quello tra marzo e giugno, praticamente, e maggio. E quindi grazie davvero a voi che comunque avete tenuto fede a questo che era l'idea di portare a termine questo grande progetto, e che non è ancora finito, perché siamo ancora qui che ci lavoriamo in qualche modo, che ci lavorate. Quanto dura il tutto, questa tortura? No, davvero? Ah, boh, siamo già dentro, fantastico. No.